Un saluto a tutti gli appassionati di Medieval, di Total War. Si stavate cercando una battaglia intensa di Mad, avete cliccato il video giusto. Io sono Magister e comanderò in francese e sarò contro gli inglesi comandati dal mio nemico Oddo. I fiorini di partenza 16.000, e siamo nel tardo medioevo e la composizione del mio esercito consiste principalmente in 4 unità di fanteria pesante, 2 unità di picchieri, 2 unità di falcionieri erati, 3 unità di guardie scozzese molto, molto forti. Tra l'altro questi arcieri sono validi e sono anche fighissimi, guardate che armature che hanno. E dopo vabbè, 2 unità di arcieri contadini, perché non sapevo cosa prendere, mi erano finiti praticamente i soldi e mi erano rimasti 2 buchi, allora ho preso questi arcieri contadinacci e insomma li utilizzerò soprattutto come unità sacrificabili, un'unità di artiglieria e molto utile tra l'altro. Unità di artiglieria, la serpentina è molto forte con le truppe, la mia unità del generale e un'unità di cavalieri nobili più altre 4 unità di arcieri cavallo, e mentre il mio avversario Oddo ha tipo 3 unità di arcieri, 3 unità di sergenti corazzati, 7 unità di fanteria pesante e 4 unità di cavalieri inglesi più la guardia generale, vabbè, 2 unità di rocconieri ai lati. E vabbè, la mappa è questa. Io di solito, cioè ultimamente sto scegliendo le mappe a caso dove, per fare le sfide, per fare le nostre battaglie, un po' per rendere più interessante lo scontro, anche perché vabbè, sulla pianura si sa, sono più leali le battaglie, però dopo un po' è monotona e quindi mi rompevo le palle, quindi io scelgo a caso le mappe e stavolta è capitata questa mappa e devo dire che è molto a favore del mio avversario, perché lui praticamente si è trovato in cima a questo monte e molto probabilmente non scenderà da qui, quindi toccherà a me andare su, toccherà a me appunto andare su qui a combattere e a toglierlo di mezzo, insomma. Quindi mi aspetto una bella scalata, tra l'altro anche sotto la pioggia, che non mi va proprio genio. Non fa niente la pioggia, però insomma rompe lo stesso un po' le balle perché non si vede bene. E vabbè, velocizzo un attimo la battaglia perché vabbè, io sono, come al solito, sono sempre molto lento ad attaccare, perché mi piace fare le cose con calma, cioè non sono un tipo imprevedibile che attacca senza riflettere, anzi cioè sono molto statico con il mio esercito più delle volte. E sì, le mie mosse sono molto prevedibili, però c'è da dire che rischio più delle volte, rischio molto poco. Dopo vabbè, ogni tanto faccio anch'io le mie tra virgolette cazzate. Vabbè, adesso porto la mia artiglieria in avanti e inizio a sparare i primi colpi. E vabbè, come dicevo prima, c'è il mio avversario che si è messo, sì, insomma, si è un po' trincerato su questa, sulla cima del monte. E devo dire che i suoi arcieri inglesi, i suoi archi lunghi del seguito, che sono i più forti arcieri inglesi, sono dei buoni arcieri. E messi in questa posizione possono sfruttare tutta l'altezza della montagna, quindi la loro gittata complessiva è superiore. E quindi adesso li prendo di mira proprio per diminuirne il numero di soldati, anche perché questi arcieri sono molto pericolosi e i francesi lo sanno, su diverse battaglie hanno dovuto cedere il campo agli archi lunghi inglesi, quindi io dovrò stare abbastanza attento su
a esporre le mie unità al tiro dei suoi arcieri. Comunque vabbè, adesso io avanzo 4-4, vabbè, decido di prendere questa via, cioè al posto di salire, cioè io sono partito da qua praticamente, e si parte sempre di mezzo, però guardate che salita mi aspettava, non una bella salita, mentre per di qua è un po' più scoscesa, un po' più dolce, è un po' più dolce, allora decido di andare da questo punto, ma in quel caso lui mi volesse attaccare, io sarei stato pronto con il mio esercito. E vabbè, mantengo questa formazione, continuo a sparare, faccio più di morti. Vabbè, comunque adesso taglierò un pezzettino della battaglia, perché effettivamente sono stato per 5 minuti a sparare. Sono riuscito un attimino a ridurre, anche se non di molto, i suoi arcieri, e anche perché le informazioni allargate, quindi più di tanto di più non riuscivo a farne. Intanto sto mandando avanti i miei arcieri contadini per farci prendere le frecce, e con la cavalleria attacco, cerco di caricare i suoi arcieri. Purtroppo però sono venuto su con questa formazione e la mia carica purtroppo non sarà molto potente, perché alla fine carico solo questione di TP e di che gli altri si ingrumano, diciamo. Infatti adesso lui chiama il generale proprio per ingaggiare le mie truppe, i miei cavalieri, che qui sono un po' un attimino tonti, perché io gli avevo dato il comando correte all'indietro, c'erano proprio erano proprio in modalità corsa qui, però non so perché non riuscivano a correre, cioè non riuscivano a sfuggire al mio avversario, e purtroppo subirò molte perdite in questa unità di cavalleria, anche perché adesso lui utilizza molte frecce per abbattere i miei cavalieri. Io li metto in modalità allargata, però comunque mi prende e vabbè, mi fa delle vittime. Lo uccido ancora un attimo e intanto io vabbè sparo sempre con la mia serpentina. Sentite che temporale, ma gli effetti sonori di merda sono, a parte la grafica è molto bella, come lo dico in ogni video, ma anche gli effetti sonori del temporale, della pioggia, sono molto ben curati. E vabbè, qui sto per un attimo, quindi taglio ancora. Eccoci, adesso avanzo sempre con i miei arcieri contadini in testa per appunto prendersi le frecce in modalità allargata, ovviamente. E vabbè, io cerco un attimino di sistemarmi con l'esercito, però nel frattempo no, niente, rinuncio, ho rinunciato una carica, vedendo appunto che lui teneva le unità di cavalieri molto vicine ai suoi arcieri. E vediamo adesso cosa faccio. Ci ripenso ancora. I nostri sono sotto attacco. Dobbiamo agire. Sì, finalmente sono i miei arcieri. Iniziano finalmente a scoccare anche loro le prime frecce contro gli arcieri inglesi. I nostri sono sotto attacco! Lui adesso dobbiamo mi carica i miei arcieri, me ne mando in rotta, ma comunque non è una grande perdita, anzi mi va bene così, perché almeno ho tirato i suoi cavalieri e saranno sotto il tiro delle mie frecce. Anche se devo dire però che ho fatto una perdita. Non sono riuscito a prendere evidentemente gli arcieri nemici. E sì, la cavalleria nemica,
miei arcieri, qui carico con i miei lancieri a cavallo, che devo dire è già ridotta questa unità, e ho caricato in parte gli arcieri inglesi e adesso stavo appunto fuggendo per pararmi la ritirata. Avevo messo un'unità di faccionieri nella rotta nella strada dei miei cavalieri, appunto per proteggere dal suo generale, e devo dire che ha funzionato, perché almeno lui ha rinunciato a caricare vabbè, adesso mi viene un guizzo, diciamo così, di follia, perché avevo visto i suoi cavalieri qui fermi, e allora approfitto dell'occasione per caricargli con la mia possente cavalleria. E lui infatti si è accorto di essere un po' messo male e si ritira nel monte, però almeno 2-3 perdite in più gli ho fatto, quindi va bene così. E lui con i suoi arcieri scocca le frecce infuocate, che adesso finalmente riesco a caricare decisamente una unità di arti lunghi, finalmente dopo tanto, e riesco a ritirarmi prima che arrivi il suo generale, e nel frattempo avanzo ancora con il mio esercito. E lui piano pianino si sta ritirando, cioè mi sta cedendo il terreno, proprio perché io sto avanzando con tutto il mio esercito, e quindi non può fare altro che ritirarsi vicino alle sue truppe, che devo dire sono ancora ferme, sono ancora accampate in cima a questo monte. Io con il mio con la mia serpentina ho mirato il generale nemico e sono riuscito a fargli qualche perdita, ma non ma solo pochi uomini. E io continuo ad avanzare sotto sotto il temporale, sotto insomma sul monte praticamente, proprio per raggiungere la cima e dare inizio, non dico al mio attacco, ma comunque cercare un attimino di mettermi leggermente meglio rispetto al mio avversario, che è comunque in una posizione buona. E sì, adesso sposto l'intera mia linea da battaglia su questo settore, che mi sembrava abbastanza buono, perché non era tanto il dislivello fra me e le sue truppe in questa posizione, si intende, intendo. E vabbè, adesso posiziono il mio esercito, lui cerca di caricare qui, però avevo visto che c'erano i pompieri pronti praticamente, quindi sì, ha fatto bene a rinunciare, e quindi prendo anche una cannonata delle mie. E devo dire che lui attacco. Comunque con gli arcieri si è messo ancora molto in alto, molto distaccato, quindi per i miei arcieri è molto difficile contrastare gli arcieri inglesi, e lui continua a bersagliare le mie unità con le frecce infuocate, che devo dire, nonostante la pioggia, nonostante il temporale, non si spengono. È una cosa incredibile. E vabbè, adesso io rispondo con i miei arcieri, però non mi accorgo subito. I nostri sono sotto attacco! E non mi accorgo subito. Dobbiamo agire che, ora. Miravano le unità di sergenti corazzati in modalità allargata, e praticamente è stato un spreco di frecce alla fine, perché gli facevo pochissime vittime. Decido ancora di avanzare lungo il fronte, cliccandomi sempre ovviamente le frecce avversarie.
Qui non mi vengono idee al momento, ma continuo a far sprecare, diciamo così, frecce alla mia guardia scozzese, però dopo metto subito il tiro con le frecce focate e fra un po' prenderò di mira anche i cicadieri corazzati, perché mi ero accorto che i miei arcieri mi davano un'unità che sinceramente non era molto importante. E vabbè, adesso con i miei ragionieri mi sposto leggermente di qua e la mia cavalleria nel centro destro viene l'istinto di caricare, cioè dovevo fare qualcosa, dovevo grosso modo, la mia idea era quello di farmi attaccare dal mio avversario e così almeno restavo in posizione e riuscivo in parte a parare il colpo e infatti volevo alzarlo contro di me e lo punzecchiavo appunto nel suo lato sinistro praticamente con i miei cavalieri e devo dire che questa carica di cavalleria è stata molto buona perché ho ridotto la sua unità. Dobbiamo agire ora! E ritorno indietro, poi carico di nuovo e il mio avversario non fa niente e quindi io posso ricaricare il disturbato e mi muoiono un po' di cavalieri, però ho fatto molte vittime, tanto ho detto ai miei di tenere duro sotto il tiro degli arcieri inglesi che mi stanno veramente facendo male e carico anche i suoi sergenti corazzati, però hanno il bonus contro la cavalleria, quindi subisco un po' più di perdite nei miei cavalieri e vabbè, però qualcosa dovevo fare e ho scelto questa tattica, cioè di invecchiarlo, di caricare e aspettare insomma vedere le sue mosse. Qui intanto comunque andavo indietro, ricaricavo, mi porto un'altra unità di lanciere cavallo, molto 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 potente questa cavalleria, è anche molto molto finissima, guardate che sono molto potenti a vederli, e infatti lo sono. E, i nostri sono sotto attacco! Vabbè, io mi ritiro ancora e carico con l'altra unità di cavalleria, lui sta fermo in quel momento. Io tanto inizio per ho già iniziato a bersagliare le unità di cavalieri corazzati. Finalmente il mio avversario ha chiamato a combattere una unità di cavalieri inglesi, però io sono riuscito a finalmente mandargli in rotta un'unità, che è una buona notizia perché ho indebolito il suo esercito e anche un'altra unità sua di sergenti corazzati va in rotta, che è un buon segnale. Sì, adesso lo riprende subito, però è molto i ridotta nostri sono unità. Sotto attacco e io li carico sempre ora. Anche se devo dire che purtroppo le mie cariche essendo in salita non hanno proprio l'effetto, sì hanno un buon effetto ma non l'effetto normale, non l'effetto insomma non l'effetto normale, quindi un po' leggermente malus credo. Comunque lui lui mette questa unità qui a difesa del fianco, ma comunque io con questa unità ingaggio la sua cavalleria e con questa altra unità carico ancora il suo cavalieri corazzati, però questa volta la mia carica non ha avuto molto effetto e purtroppo questa mia unità inizia a titubare di lanciare a cavallo e purtroppo vanno in rotta. Comunque vabbè, li ho ben spesi, cioè praticamente gli ho ridotto quanto? 3 unità praticamente. E quindi vabbè, dovevo fare qualcosa. Intanto riesco anche a beccare qualche cavaliere inglese con i miei arcieri.
I nostri sono sotto attacco. Dobbiamo agire. Siamo sotto attacco. Momento. Adesso ho finito di fare le cariche per il momento e mi stavo limitando a lanciare le frecciettine. Una mia unità di guardia scortese ha finito le frecce e la manderò qui a praticamente a proteggere il fronte, cioè a dare una mano alla mia linea da battaglia. Tanto ho richiamato la serpentina dalla valle, praticamente si è fatta tutta la salita anche lei, poveretta, poveretti, e ho iniziato a mirare il generale nemico, a fare fuori, insomma, a uccidere il generale nemico o comunque a ridurlo bene. Sono sotto attacco. E faccio anche qualche vittima nel suo schieramento, il che mi va bene. Ho finito anche le frecce di quest'altra unità di guardia scortese e la mando comunque a rinforzare il fronte, perché sarebbe stato proprio inutile lasciargli qua. E qui continuo a sparare. I nostri sono sotto attacco. La mia serpentina. Dobbiamo agire ora. E infatti sono riuscito a fare qualche vittima del generale nemico. Bastardo. Però non riesco ancora a ucciderlo. E la battaglia per il momento va avanti così. Io praticamente ho finito le frecce, ma anche lui fra poco le finirà. E c'è da dire che io mi sono beccato un bel po' di frecce. Infatti le mie unità non dico che sono molto ridotte, ma comunque hanno subito delle perdite. Sono sotto attacco. Dobbiamo agire. Non è che sono messo molto bene per respingere il suo attacco, il suo eventuale attacco. Adesso lui carica con i suoi cavalieri, però devo dire che la sua carica di cavalleria si è infranta contro il muro di picche del mio esercito, perché avevo i picchieri dietro proprio per parare la carica di cavalleria avversaria, e si è un po' ritorta contro di lui alla fine, perché ha lasciato sul campo diversi cavalieri. E vabbè, il temporale non si ferma mai, piove sempre di rotto, e le frecce non si spengono mai, non so da dove tiri fuori il fuoco, che sotto una tempesta si dovrebbe spegnere. E adesso io mi stavo mettendo leggermente meglio, ma lui mi ha un po' sorpreso, perché parte insomma l'attacco con le sue unità e io devo mettermi subito in posizione, devo stare fermo e contrastare. Contrastare il suo attacco. E lui convoglia tutte le sue unità contro il centro del mio schieramento, che è una linea abbastanza sottile. Però riesco a mandargli in rotta un'unità di sedenti corazzati, comunque era già ridotta male. E qui purtroppo faccio un piccolo errore, cioè non tengo in posizione né i falconieri, e si subiscono una carica di cavalleria inglese molto potente, e praticamente mi mandano in rotta l'unità con una carica di cavalleria. Bellissima comunque la carica, complimenti al mio avversario. E purtroppo ho perso una unità così, perché ho fatto un piccolo errore purtroppo, e che mi scazza un po', perché quella unità poteva servirmi, soprattutto adesso che mi trovo ad affrontare questa marea di avversari inglesi che piano pianino stanno aprendo il mio schieramento. E purtroppo non so per quanto potrò resistere ancora. Sto cercando di tenere botta e vedere magari se il mio avversario muove la cavalleria da lì dietro. Purtroppo non posso circondare
queste unità da dietro, perché lui è la cavalleria, quindi non è che sono messo molto bene, però vabbè, un'altra unità di archi inglesi, archi lumini seguiti, ma è rotta, il che mi sorprende, e io sto cercando di tenere botta, sto cercando di tenere duro il più possibile, nonostante il numero superiore di nemici che sta travolgendo il mio centro, e con i miei lancieri a cavallo cerco in qualche modo di attaccare le sue unità, e incredibilmente altre due unità di un'unità di archi lunghi e un'altra unità di scendi crastati va in rotta, e che è una notizia che, cioè, che ha una buona notizia, cioè una buona notizia per me. Anche un'altra unità di cavalieri inglesi va in rotta, e piano pianino sto alleggerendo il carico di fanteria nemica sul mio centro, e un'altra unità di spadieri corazzati va in fuga, e dai, la situazione è ancora equilibrata. Sto cercando in tutti i modi di fare qualcosa per appunto togliermi questa fanteria dal centro, che anche se ho ridotto parecchie unità, comunque mi sta sfondando il centro, e purtroppo lui maciulla questa unità di cavalieri sul mio settore sinistro. Però finalmente, spostando questa unità di cavalieri, posso cercare un attimino di fare qualcosa sul lato destro del mio schieramento, e con questa unità blocco i suoi cavalieri inglesi. Con i falcionieri volevo bloccare il generale, però non riesco, non sono molto veloce, quindi non riesco ad arrivare con tempismo, e con questa un'altra unità di lanciere a cavallo carico un po' il lato esterno del gruppo dei suoi soldati. E, però lui è bravo, perché porta subito in supporto i suoi cavalieri e mi fa parecchie vittime, però la mia carica di cavalleria ha avuto un buon effetto. E per cui adesso signore, vediamo che due unità abbiamo perso metà dei nostri uomini, due unità vanno in fuga, che cioè è stata una carica di cavalleria spesa bene, perché sto veramente per giocarmela le forze nemiche sono dimezzate pari ormai. Pari, e un'altra unità va in rotta, altre tre unità vanno in rotta, un'altra quarta, e veramente adesso sto sperando di vincere la battaglia. Mi si è aperto un barlume di vittoria, e qui ho portato i miei picchieri a supporto, qui c'è ancora la guardia scozzese, e però lui richiama sempre le unità che fuggono e li riporta sempre sul centro del mio schieramento, però comunque riesco a fargli fuggire di nuovo le unità che si riporta. Qui piano pianino sto cercando di accerchiare il mio avversario, che si trova, come potete vedere, imbottigliato quasi fra i miei soldati. Altre due unità, tre fuggono, e veramente sto facendo molto male al mio avversario, che pensavo forse questo mio attacco repentino. Il nostro generale giace a terra sul campo di battaglia. E purtroppo proprio in questo mio momento di gloria, proprio in questo momento in cui stavo demolendo l'esercito nemico, muore il generale nella mischia, e purtroppo le mie unità iniziano ad andare in rotta. C'è il primo crollo nella mia ala sinistra, e piano piano cedono anche i miei cavalieri sul centro, e non mi è rimasta più cavalleria. Il mio generale, cioè la guardia generale, sta combattendo qui fino all'ultimo sangue, fino alla morte, siete i migliori. E però purtroppo ormai senza generale e senza altra cavalleria
a parte questa ridotta unità, non riesco a fare più di tanto. Mi rimangono queste unità di guardie scottese che anche con la buona volontà purtroppo non riescono a tenere botta per molto ancora la fattoria nemica. Vabbè, cerco una carica disperata come i miei cavalieri. Solo l'intervento del signore onnipotente o di un genio militare può trasformare in vittoria questa disfatta. Cerco questa proprio l'ultima carica di mia di cavalleria e purtroppo però non riesco a mandare in rotta nessuna delle unità e lui richiama la sua cavalleria e mi fa il culetto, così diciamo, prima i miei cavalieri, poi i miei fighissimi arcieri che comunque hanno fatto il loro dovere, insomma. Mio Dio, ci siamo scontrati col nemico, ma non siamo stati all'altezza. Possiamo solo sperare di sconfiggerlo la prossima volta. Ed è così che perdo la battaglia. È stata una sconfitta, però comunque sono riuscito a giocare abbastanza benino, dai. Sono stato un po' svantaggiato per quanto riguarda l'altezza e mi sono preso un bel po' di frecce nel muso prima di arrivare al suo esercito. È un peccato perché proprio nel momento in cui stavo riuscendo proprio a sgretolare l'esercito nemico mi è morto il generale in mezzo alla mischia, una morte onorevole tra l'altro, e non sono riuscito a chiudere la battaglia. Comunque complimenti anche al mio avversario che è riuscito a cogliere i momenti in cui attaccare miei cavalieri con i suoi. E guardiamo le statistiche, sono abbastanza buone. Guardate questa unità di lanciare cavallo, ho fatto 280 morti, quindi massimo rispetto per loro. E me ne guarda scozzese così, anche perché avevano iniziato a prendere le unità di sigillo corazzato, vabbè, in modo delta allargata. E vabbè, la serpentina è stata buona come vittime. Vabbè, i miei arcieri sono stati praticamente inutili in questa battaglia, però dai, non è che posso lamentarmi più di tanto. L'importante è fare delle belle battaglie e dopo, vabbè, se arriva la sconfitta, però almeno credo di aver giocato abbastanza bene. Ci sarà la rivincita, perché ho già chiesto a Odo la rivincita, sempre Francia contro Inghilterra. Magari su uno scenario diverso, non so cosa capiterà questa volta, perché come ho già detto io le mappe le scelgo a caso per dare un po' più di per dare un pizzico di diverso alle battaglie, che altrimenti sempre sulla pianura sarebbero monotone. Beh, spero che anche a voi vi sia piaciuta questa battaglia, commentatela e un saluto da Magister, pubblicherò la prossima battaglia quando la faremo. Ciao, buone feste a tutti.